Sabato 5 ottobre un aereo della Frontier Airlines ha preso fuoco durante l'atterraggio all'aeroporto internazionale di Las Vegas Harry Reid. Il volo 1326 partito da San Diego stava completando le fasi di atterraggio quando i piloti hanno rilevato del fumo a bordo e hanno lanciato l'allarme, come confermato dalla compagnia aerea su X e riportato da ABC News. I vigili del fuoco sono intervenuti rapidamente spegnendo l'incendio e tutti i 190 passeggeri e i 7 membri dell'equipaggio sono stati evacuati in sicurezza utilizzando la scala di decollo. Nessuno è rimasto ferito e i passeggeri sono stati trasferiti in autobus al terminal. Il giorno successivo, il 6 ottobre, il National Transportation Safety Board ha annunciato l'apertura di un'indagine per chiarire le cause dell'incidente.